Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici del canale YouTube, buon mercoledì 26 giugno, oggi è il compleanno dell'ex grande, grandissimo, immenso capitano del Milan Paolo Maldini che compie 56 anni, tanti auguri alla leggenda del Milan, ex difensore, anche ex dirigente rossonero. Che proprio un anno fa, più o meno di questi tempi, forse qualche giorno prima, era inizio giugno, veniva licenziato dal Milan, quindi concludendo poi così l'incarico in rossonero. Oggi è il suo compleanno, tanti auguri a Paolo Maldini. Veniamo alle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore. Ho letto anche qualche tifoso del Milan scrivere sui social, in privato, ma anche sotto altri post, su questo ritorno di fiamma come idea, come indiscrezione, come rumor di Romelu Lukaku. In tanti chiedono, ma Lukaku è davvero una pista concreta per il Milan? Il Milan sta davvero pensando a Lukaku? È mai possibile che il Milan passi da Zirkzee a Lukaku? Ne parliamo all'interno di questo video. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale YouTube, tanto è davvero tutto gratuito e semplice, basta un click per iscrivervi. Lukaku, che di anni ne ha 31, 31 già compiuti, lui è un classe 93, attaccante del Belgio, ha terminato l'esperienza alla Roma, è tornato al Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan starebbe parlando con il Chelsea per il prestito di Lukaku. Allora, innanzitutto bisogna dire che il Chelsea ad oggi, 26 giugno, non concede Lukaku in prestito. Il prestito di un giocatore come Lukaku magari te lo può fornire, te lo può dare solamente a fine mercato se non ci sono altre possibilità di vendere Lukaku, perché l'obiettivo del Chelsea da anni è quello di sbarazzarsi di Lukaku a titolo definitivo, di venderlo, di cederlo a titolo definitivo e guadagnarci dei soldi. Infatti il Chelsea chiede attorno ai 40 milioni di euro per la cessione di Lukaku, l'attaccante belga. Il Milan non può attendere il 25 agosto, il 27 agosto per prendere Lukaku in prestito. Il Milan lo deve fare prima possibile, l'attaccante, prima cosa. Seconda cosa, l'ingaggio. Come sempre sappiamo che il Milan ha difficoltà a pagare degli ingaggi alti, lui alla Roma percepiva 7 milioni e mezzo netti. L'età, 31 anni, non è più giovanissimo dal punto di vista atletico, fisico, non è più il Lukaku di qualche anno fa, quello travolgente, no? Che davvero era un carro armato lì al centro dell'area di rigore, ma soprattutto quando esce un nome così pesante si provano a fare verifiche, si prova a verificare, no? a capire, a percepire se davvero Lukaku è un nome fattibile per l'attacco del Milan. E da quello che abbiamo capito non arrivano queste conferme da parte del club rossonero su Lukaku. Non ci sono conferme su Lukaku come possibilità per l'attacco del Milan. Probabilmente era più una cosa legata alla scorsa stagione. Nella scorsa stagione il Milan aveva avuto un incontro con il rappresentante di Lukaku a Londra. Lukaku che poi, tra l'altro, facendo un po' il gioco delle tre carte, non è andato alla Juve, si parlava di Juve, non è andato al Milan, per un periodo si è parlato di Milan, non è andato neanche all'Inter. Alla fine, strategia completamente sbagliata, Lukaku poi si è ritrovato negli ultimi giorni di mercato alla Roma con José Mourinho. Dal punto di vista del suo campionato si può dire che non abbia fatto malissimo, perché comunque ha segnato 13 gol in Serie A, 7 gol in Europa League e siamo a 20, e un gol in Coppa Italia, 21 gol totali, non sono pochi. Però poi è un giocatore che non ha vinto niente, è a 31 anni, quindi anche le sue strategie, le sue scelte sono molto discutibili. Ma al di là di tutto stiamo parlando di un giocatore che al momento
non è visto, almeno quello che ci risulta, all'interno del club rossonero come un obiettivo di mercato per sostituire Zirkzee. A parte che Zirkzee resta attualmente ancora il primissimo obiettivo di mercato del Milan. Da quello che abbiamo capito, il Milan non vuole abbandonare la pista Zirkzee, non vuole lasciare l'operazione Zirkzee perché è un'operazione avanzata, è un'operazione che il Milan ha dedicato, a cui ha dedicato davvero tanto tempo, 4-5 mesi, ha raggiunto il vertice proprio prima dell'europeo, mancava l'ultimo step, cioè quello delle commissioni, e lì si è un po' arenata, è un po' andata in stand-by questa operazione, si è un po' fermata. Questo non vuol dire che sia saltata. Io credo che il Milan stia ancora aspettando che si sblocchi l'operazione Zirkzee, che in un modo o nell'altro riesca ad abbassare le pretese economiche di chi è Gyurabchan, che chiede tanti soldi di commissioni. E Zirkzee, tra l'altro, all'europeo non sta proprio giocando, zero minuti, le prime due partite saltate per scelta tecnica perché era in panchina, la terza partita la poteva giocare ma non ha giocato per un attacco influenzale, in tre partite dell'Olanda zero minuti, quindi non sta acquisendo, non sta sfruttando questa vetrina internazionale, questo può essere un vantaggio per il Milan. Chiudiamo ancora il video con un altro nome, un nome che sta circolando da diverse settimane, e cioè quello di Rabiot. Quando parliamo di Rabiot, io dico teniamo sempre uno spiraglio aperto, perché è un giocatore che non ha ancora rinnovato con la Juve e che al 30 di giugno, o meglio al 1 di luglio, sarà un giocatore svincolato, senza squadra. Poi è chiaro che può arrivare un club di Premier League, offre 8-9 milioni di euro di ingaggio al giocatore, offre tanti soldi di commissioni alla mamma del francese e quindi va in Premier League, giusto, giustissimo, può essere così. Ma il fatto che a casa Milan ci sia un grande estimatore di Rabiot come Moncada, dove lo stesso Moncada ha incontrato la mamma agente di Rabiot, dove lo stesso Moncada ha monitorato per tutto questo periodo le mosse di Rabiot e ha registrato anche la sua richiesta di ingaggio molto alta, io credo che comunque il Milan sia attento in questo momento a quello che succede attorno al centrocampista della nazionale francese. Mi rendo conto che ovviamente è un'operazione complicata perché i costi sono alti, tant'è vero che quando abbiamo fatto uscire la notizia dell'incontro con Rabiot, poi non abbiamo cavalcato l'onda dicendo il Milan prende sicuramente Rabiot, perché anche noi sappiamo che le richieste di ingaggio sono alte, 7 milioni, 7 e mezzo, addirittura chi dice 8. Però ecco, è un giocatore che va in scadenza a parametro zero, è un'occasione di mercato, giocatore che conosce il campionato italiano, è in Italia da diversi anni, è un giocatore che comunque ha giocato con maglie pesanti, importanti, la maglia della nazionale francese è sempre una maglia prestigiosa, la maglia del Paris Saint-Germain, della Juventus, quindi vediamo quello che succede. Sono davvero curioso di capire come andrà questa telenovela Rabiot, ma in generale, anche perché molte volte si critica il Milan per perdere i giocatori a zero, questa volta lo sta facendo la Juve, ma non mi sembra di leggere titoloni di giornali o critiche aspre alla Juve che comunque perde un giocatore a parametro zero. Quindi vediamo quello che accade con Rabiot. In questo video abbiamo fatto il punto su Lukaku, su questa indiscrezione che ogni tanto ritorna, ciclicamente ritorna il nome di Lukaku, e sul fatto che Zirkzee resta la primissima scelta per l'attacco del Milan. Come detto, 26 giugno, ancora tanti auguri all'ex capitano rossonero Paolo Maldini. A presto.